Bene, diciamo che noi presto personalmente le mie competenze, la mia attività lavorativa per garantire a questo comune una continuità amministrativa che salderà le due amministrazioni, quella uscente e quella entrante che verrà dopo le elezioni. Faremo del nostro meglio assieme agli uffici. Assieme a tutti coloro che presteranno la loro collaborazione al mio operato, faremo del nostro meglio per raggiungere questi obiettivi di minima che in questi giorni potremo prefiggerci. Ecco, questa mattina il passaggio di consegne con il vice sindaco che insieme alla giunta ha retto il comune dopo le dimissioni del sindaco Cristaldi, anche un primo incontro con il presidente del consiglio, il segretario generale e i dirigenti del comune. Un comune, dottore, che lei ha detto di aver avuto modo di conoscere naturalmente nella sua qualità di dirigente, in particolare con il mondo della pesca. Sì, mi accompagnano delle belle sensazioni quando visito questo comune. L'ho fatto tante volte da semplice cittadino, l'ho fatto da funzionario regionale quando avevo responsabilità del settore pesca, che quindi, come ben si sa, è attività strategica per questo comprensorio. E quindi mi ha fatto assolutamente piacere di trovare questa combinazione fortunata che il presidente Musumeci ha reso possibile. E ho trovato un ambiente assolutamente sereno, pronto alle nuove sfide, e questo spero che sarà un buon viatico per ciò che si verificherà nei prossimi giorni e per chiudere, speriamo felicemente, questa mia esperienza qui all'interno del comune di Mazara del Vallo.